Questa sera le presenterò una serie di suoni che la aiuteranno a entrare in uno stato di rilassamento e spero la aiutino a migliorare questa sensazione di pesantezza, che facciano un po' sparire. Inizierò con uno dei miei suoni preferiti, il flickering sound, altresì conosciuto come suono delle dita. Indossi le cuffie e cerchi di capire quale suono può fare al caso suo. Oggi ci concentreremo su tutto ciò che ha a che vedere con suoni delle mani, pennelli, qualche tintinnio assieme al suono di un diapason grave misto ad un diapason acuto. Tutto questo per favorire per il quale parlerò piano è perché molte persone trovano piacevole il suono di una voce sussurrata, sentono calma e sicurezza. Nel prossimo episodio vorrei concentrarmi su suono small affair.
Due pennelli diversi. Questo qui è molto più duro. Molto. Adoro questi suoni, davvero. Io, per me, creare questo video una spugna sulle orecchie. È un oggetto molto interessante a livello visivo, ma anche e soprattutto a livello uditivo. Proprio immagini una sorta. La libera dal mal di testa, dalla tensione, dall'ansia, da tutto ciò che non desidera, da ogni pensiero. Funzionano per lei.
tante amara che poco più morte. Un suono strepitoso. Queste sono delle palline che in Italia si conoscono con il nome di chiamangeli. Queste in particolare sono per gatti, come può vedere, ma sono rimasta folgorata dal suono del pacchetto, quasi come il crepitio di una pentola. Meraviglioso. Allora lasci che questo suono la ricarichi. Ho trovato queste due chiavi inglesi e le ho prese per farci qualche suono interessante. Non so perché, ma le voglio utilizzare per la sessione contro il mal di testa. Secondo me potrebbero rivelarsi efficaci. Ecco qui. È quasi un tintinnio metallico. Si può regolare la velocità.
Diciamo a Roma. Energia meravigliosa. Stessi suoni, si entra in uno stato quasi ipnotico e non c'è più mal di testa, non c'è più tensione, non c'è più stress, non c'è più ansia, non c'è più opposizione. È una magia, o quasi. È la SMR. E per terminare vorrei proporle un suono abbastanza intenso. Il suono della campana tibetana, che però vorrei provare ad unire al suono del diapason. Non so ancora bene come, ma ci proveremo. E siccome è un suono un po' alto, vi consiglio di magari abbassare un po' il volume o comunque attendere un suono alto. Lei continui a rilassarsi.
da 10 ad 1, lentamente. E quando arriverà ad 1, inizierà a svegliarsi da questo stato di meraviglioso rilassamento e si sentirà felice, in pace, libero dal dolore, dalla tensione, da ogni tipo di sensazione indesiderata e avrà soltanto sensazioni positive di rilassamento e felicità. Potrà riposare. Sgranchirsi, 5 e respirare, 4, pronto per il relax, 3, 2, 1. Ci vediamo al prossimo episodio.